Eccoci qua, bene, benvenuti a tutti in questa live dove parlo insomma del transurfing in pratica, come si utilizza, no, però. Bene, in questo video, quindi in questa live che abbiamo iniziato, voglio parlare del transurfing in pratica. Come si utilizza il transurfing nella pratica, proprio nella pratica del Nella transurfing pratica, proprio stesso, e nella pratica. vedere che cos'è anche il transurfing. Cos'è il transurfing e come possiamo utilizzarlo per raggiungere i nostri obiettivi, per raggiungere gli obiettivi che vogliamo raggiungere nella nostra vita, perché il transurfing è una metodologia simile a quella della fisica quantistica che ci permette di ottenere degli obiettivi, ci permette di ottenere, di raggiungere degli obiettivi in tutti gli ambiti della nostra vita, andando ad agire su quello che viene chiamato lo spazio delle varianti. Lo spazio delle varianti è uno spazio dove esiste e si sviluppa quello che possiamo definire il nostro universo. Quindi, intanto vediamo se si collegano le persone, ci sono persone che si connettono. Allora, quindi dobbiamo definire che cos'è l'universo secondo il transurfing e anche secondo la fisica quantistica, perché poi diciamo che il transurfing ha preso molto dalla fisica quantistica. Buonasera Dani, ha preso molto dalla fisica quantistica. L'universo è uno spazio di possibilità. Fondamentalmente, Caragliano, buonasera. L'universo è uno spazio di possibilità dove è possibile ottenere certi risultati, è possibile fare sperimentare alcune cose. È interessante questo concetto perché nel transurfing lo chiama spazio delle varianti. Lo spazio delle varianti è un luogo, possiamo dire, dove è presente tutto in infinite varianti. Sono presenti proprio gli oggetti, come se fossero, non so se avete presente i cartoni animati, no? Come funzionano i cartoni animati? I cartoni animati sono dei cartoni, diciamo così, dei disegni che vengono animati dal movimento, ma in realtà sono dei singoli fotogrammi. E secondo, diciamo, la teoria del transurfing, anche l'universo è fatto da infiniti fotogrammi. Che cos'è un fotogramma? Un fotogramma potremmo definirlo una capsula temporale. È un, diciamo, è un elemento che ha un suo ricordo, diciamo così, impresso dentro. E come si anima? Mentre nei cartoni animati l'animazione avviene, diciamo, col proiettore.